dobbiamo per forza andare a fare un'ecografia per determinare la quantità di tessuto coinvolto. Nella contrattura, scusate, nello stiramento invece che cosa succede? Anche qui è un episodio doloroso acuto, insorto durante l'attività sportiva. L'atleta è in grado di identificare, anche solo toccandosi, il punto esatto in cui ha avuto questo stiramento. E a differenza, abbiamo detto, dello strappo, in questo caso non avremo la comparsa dell'ematoma, per cui in questo caso siamo di fronte sicuramente ad una lesione, ma con tempi di recupero completamente diversi. Perché? Perché nel caso dello strappo, che cosa succede? Nel momento in cui ho una fuoriuscita di sangue e quindi una lesione proprio della struttura del muscolo, dobbiamo immaginare che dobbiamo dare tempo a quella struttura di ripararsi. Ovviamente, quanto più grande il danno, quanto più sarà necessario e eventualmente anche proprio un intervento di uno specialista, perché ovviamente uno strappo che coinvolge una superficie del muscolo superiore alla metà potrebbe essere necessario addirittura andare a mettere dei punti per ricucire quello strappo. Se parliamo di strappo di primo e secondo grado, questo non è necessario, ma sappiamo che nel punto dove c'è la lesione, lì si andrà a formare una cicatrice. Il problema qual è? Il problema è che le cicatrici sono tessuto che va a riparare una lesione, ma è un tessuto che non avrà le stesse caratteristiche, del tessuto precedente. E quindi un muscolo che ha, una cicatrice come riparazione di uno strappo sarà un muscolo che in quel punto avrà perso le sue proprietà contrattili. Per cui molta attenzione a quando ci sarà ovviamente una successiva fase di ritorno all'attività fisica. Poi abbiamo una grande categoria delle contratture, che è quello che invece noi vediamo più frequentemente sui nostri campi di gara, sui nostri campi di allenamento, scusate. La contrattura muscolare come si manifesta? Sempre ovviamente come dolore muscolare, ma a differenza dello stiramento, e questa insorge a distanza dall'attività sportiva e quindi può essere la sera, il giorno dopo o addirittura qualche giorno dopo. Anche qui il dolore sarà localizzato e è possibile palpare la zona dove c'è la contrattura e se uno ha un po' di sensibilità sotto le mani è possibile, soprattutto facendo eventualmente un confronto con lo stesso muscolo controlaterale, andare proprio a tastare un muscolo che sembra più duro rispetto appunto al controlaterale. Ovviamente in caso di contrattura non ci sarà la formazione di nessun tipo di riparazione muscolare, ma basterà qualche giorno di riposo, se non qualche semplice massaggio per risolvere questo tipo di problematica. Poi abbiamo quest'altra grande categoria che è il DOMS, quello che volgarmente, ma non voglio assolutamente sentirlo dire da nessuno, è quel dolore che qualcuno chiama l'acido lattico nei muscoli. Ecco, l'acido lattico nei muscoli non è quello che dà dolore. Perché? Perché il fenomeno della produzione di acido lattico è un fenomeno fisiologico. Ma l'acido lattico ha come conseguenza della contrazione muscolare, quindi tutto il meccanismo chimico per cui il muscolo si va a contrarre, l'acido lattico si smaltisce entro 2-3 ore, altrimenti se non fosse così avremmo un problema molto grosso perché un ambiente acido a livello muscolare creerebbe un danno veramente grosso. Quindi l'atleta che ci dice sono pieno di dolori, mi fa male tutto, non c'ha l'acido lattico, ma c'ha quest'altra cosa che si chiama DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, che sarebbe dolore muscolare ad insorgenza ritardata, ed è un tipo di dolore che è in realtà un fenomeno fisiologico, è un qualcosa di normale. È un fenomeno fisiologico dovuto ad uno sforzo o dovuto ad un'attività fisica a cui non si è abituati. Per cui l'atleta che il giorno dopo che ha fatto magari qualche cambiamento, ha caricato l'arco o ha fatto un allenamento più intenso, ci viene da noi e ci dice: guarda, oggi mi fa male tutto. Lo dobbiamo tranquillamente rassicurare dicendo che è un fenomeno fisiologico. Per cui non è niente di preoccupante e in questo caso è possibile affrontare comunque l'allenamento senza dover ricorrere a nessun tipo di sospensione.
Questo perché? Perché addirittura in altri sport questo fenomeno del DOMS viene ricercato e viene utilizzato come metodo allenante. Perché? Perché quello che si è visto è che quando si fa uno sforzo interno a livello muscolare si creano delle piccole rotture di alcune parti della fibra muscolare che non sono patologiche, vi ripeto, ma è una risposta fisiologica del muscolo. E che possono essere utilizzate in alcuni sport di potenza, quindi noi non facciamolo nel nostro sport come tecnica allenante, ma appunto un atleta del tiro con l'arco che lamenta questo tipo di problema può essere tranquillamente rassicurato del fatto che non c'è nessun problema nel compiere l'allenamento e quindi l'attività fisica quando si ha questo tipo di dolore. Ed ecco, qui vi ho riportato questo protocollo che è bene avere sempre bene in testa e eventualmente avere anche uno schema al campo, ma adesso di schemi ne abbiamo fin troppi, che è il protocollo PRICE, che è il protocollo utilizzato nel caso di eventi traumatici ed è un po' quel primo soccorso che tutti possono fare al campo nel caso ovviamente di lesioni soprattutto acute. E diciamo, di che cosa si tratta? Si tratta di proteggere l'arto o la zona che è stata coinvolta dall'infortunio, applicare ghiaccio, sollevare l'arto, tenere a riposo 2 o 3 giorni e eventualmente porre una compressione. Però il messaggio è anche un altro, questo vale per i piccoli traumi, ovviamente se siamo di fronte a un trauma maggiore è necessario rivolgersi ad uno specialista. Ed eccoci qua, questa è la seconda categoria di traumi e di patologie del tiro con l'arco, scusate, della traumatologia dello sport. Parliamo delle patologie da sovraccarico funzionale. Questo tipo di patologie, a differenza delle precedenti, sono generalmente dovute a specifici movimenti inerenti alla specifica disciplina sportiva e sono provocate da sollecitazioni eccessive, sollecitazioni che avvengono in condizioni antifisiologiche, movimenti cinetici antifisiologici, oppure scarsa resistenza dei tessuti, vuoi che sia costituzionale, vuoi che sia da patologia pregressa o da usura. Anche le patologie da sovraccarico possono essere catalogate in diversi tipi e quella, diciamo, più utilizzata è quella che è basata sulle strutture interessate, quindi parleremo di tendinopatie, di patologie cartilagine o di patologie ossee in base appunto alla struttura interessata. Cosa è importante sapere? È importante sapere che nelle patologie da sovraccarico abbiamo intanto delle cause che nominiamo efficaci, cioè tutte quelle cause che sono legate allo specifico gesto atletico e quindi legate all'intensità del carico atletico o alla frequenza come meccanismo di sommazione di microtraumi ripetuti. Nel tiro con l'arco, come intensità del carico atletico, abbiamo non solo il numero di frecce tirate, ma la potenza dell'arco e il peso dell'arco. Poi abbiamo tutta una serie di concause che è bene sapere perché ovviamente concorrono alla formazione delle patologie da sovraccarico e queste possono essere intrinseche e quindi correlate alle caratteristiche dell'atleta e quindi ci rifacciamo a quanto detto all'inizio. Eventuali difetti di assialità, dismetrie degli arti inferiori, eventuali squilibri muscolari, età, perché comunque il nostro sport è praticato o è iniziato anche in età un po' più avanzata. E poi abbiamo tutta una serie di concause estrinseche che sono legate quindi a fattori esterni. E qui ritorniamo a quelle immagini dell'inizio. Abbiamo visto che materiali e attrezzatura non idonea o non ben verificata può essere anche questa una causa di infortunio, oppure archi eccessivamente pesanti, e anche qui allenamento non corretto, e quindi tutto ciò che è esterno all'atleta, ma che può comunque influire e concorrere appunto alla formazione di questo tipo di patologie.
faccio, qual è la sintomatologia di una patologia da sovraccarico? E qui viene un po' il difficile. Perché? Perché la sintomatologia non è mai una sintomatologia immediatamente riferibile al gesto di tiro. Spesso un dolore sordo che inizia lentamente nel tempo, e all'inizio a volte è presente, a volte non è presente, a volte è provocabile anche premendo la zona in cui l'atleta sente dolore, altre volte è necessario chiedere all'atleta: fammi vedere qual è il movimento che ti genera questo dolore. La diagnosi come viene fatta? Ovviamente la diagnosi clinica deve essere fatta da uno specialista, ma nella pratica quotidiana vediamo che gli allenatori, i tecnici che conoscono molto bene la biomeccanica del gesto della specifica disciplina sono in grado, ovviamente con una certa esperienza, di identificare se è il gesto atletico o meno a provocare quel tipo di dolore. Ovviamente è importante conoscere molto bene la biomeccanica, del gesto del tiro con l'arco. Ovviamente la valutazione clinica poi verrà fatta da uno specialista e quindi da un medico o da un fisioterapista, eventualmente anche con l'aiuto di una documentazione radiografica, ecografica o anche con una risonanza magnetica, comunque con quello che poi viene ritenuto necessario. Se parliamo di patologie specifiche del tiro con l'arco, possiamo ovviamente a grandi linee dividerle in patologie che coinvolgono il lato della corda e patologie invece che riguardano il lato dell'arco. Le articolazioni più coinvolte sono sicuramente le tre grandi articolazioni maggiori, e quindi la spalla, il gomito e le articolazioni delle dita per quanto riguarda il lato della corda. In particolare a livello della spalla abbiamo tutte quelle che sono le patologie da conflitto, la patologia della cuffia dei rotatori. Per il gomito avremo soprattutto epicondiliti ed epitrocleiti, e quindi patologie più inserzionali, patologie che coinvolgono l'inserzione del tendine sull'osso, del muscolo sul tendine. E anche a livello delle dita avremo fondamentalmente patologie a livello dei tendini, ma vi ho inserito anche il discorso callosità e vedremo successivamente perché. Dal lato della corda, anche qui ovviamente saranno coinvolte maggiormente spalle, gomito, la mano molto molto meno. A livello del gomito, per quanto riguarda la mia esperienza, posso dirvi che ho visto calare negli anni la frequenza di epicondilite ed epitrocleite grazie all'utilizzo di archi messi sempre meglio a punto e grazie anche all'innovazione tecnologica che c'è stata nella strumentazione che abbiamo. Io mi ricordo gli archi con cui si tirava negli anni 90, le stabilizzazioni che si usavano negli anni 90, che non hanno niente a che vedere con gli attrezzi che abbiamo oggi. E quindi un arco ben bilanciato è un arco che non trasmette vibrazioni a livello dell'arto che lo sostiene, e per cui tutte quelle che sono le patologie tendine dovute ad eccessive sollecitazioni, soprattutto vibratorie, io nella mia esperienza le ho viste calare appunto negli anni. Ed ecco qua, qui vi porto due immagini perché? Perché tanti di voi avranno sentito parlare di questa lesione del tendine del sovraspinoso. Intanto andiamo a vedere dov'è questo tendine. Il tendine del sovraspinoso è un tendine, scusate, vedo no, ok. È un tendine che fa parte della cuffia dei rotatori. La cuffia e il rotatore sono quattro muscoli con i loro relativi quattro tendini che sono posti attorno alla testa dell'omero, quindi attorno proprio alla spalla, si inseriscono ognuno di loro su una parte o della scapola o della clavicola. Che cosa vediamo? Che in particolare il tendine del sovraspinoso, che vedete in rosso nelle due foto del modello, è un tendine che spesso va incontro a sfilacciamento e quindi ad una lesione, ma ci tengo a parlarvene perché? Perché si è visto che in realtà è un tendine che va incontro a lesione anche in soggetti che non praticano alcun tipo di attività sportiva. Per cui attenzione a dire è stato il tiro con l'arco a farmi venire la lesione del sovraspinoso, perché
perché in letteratura è riportato che circa il 70% degli uomini tra i 60 e i 65 anni hanno una lesione del tendine del sovraspinoso. Per cui il messaggio qual è? Non sempre quello che vediamo ad un'ecografia corrisponde poi diciamo, ad un episodio doloroso nell'atleta. Tendini anche molto lesionati possono comunque garantire un arco di movimento completo. Quello che ci deve però porre come lampadine e quindi come attenzione, cos'è? Quando l'atleta inizia ad avere un dolore importante. E la spalla inizia a diventare rigida, questo dolore è presente soprattutto di notte, e è un dolore che soprattutto quando ci si corica sul lato, appunto della spalla interessata, e quando il range di movimento non è più uguale al controlaterale. In questo caso, ovviamente, è necessario, andare a verificare l'entità del danno e porre in atto tutta una serie di cose che adesso andremo a vedere. Quindi attenzione, perché? Perché le lesioni da sovraccarico, dobbiamo sempre distinguere, sono dovute solo al gesto atletico oppure c'è dell'altro, perché magari il nostro atleta di giorno lavora in fabbrica, fa un movimento ripetuto per 6, 7, 8 ore con la spalla messa in una determinata posizione e poi viene al campo ad allenarsi. Allora, è il movimento che fa in fabbrica o è il gesto del tiro con l'arco? Le lesioni da sovraccarico avvengono non solo appunto nello sport, ma avvengono anche e soprattutto nel quotidiano. Anche la casalinga generica media può andare incontro a lesioni da sovraccarico anche solo compiendo quotidianamente i gesti della vita quotidiana. Per cui attenzione, perché con lo sport andiamo ad aggiungere un carico a delle strutture che potrebbero, appunto detto, per altri motivi essere già lesionate. Sindrome da conflitto cos'è? Allora, sappiamo che quando, ovviamente mi auguro che tutti voi abbiate una buona base di anatomia, se così non fosse vi faccio vedere questa immagine dove si vede, questo è il tendine del sovraspinato, e tra il tendine del sovraspinato e l'acromione, la clavicola in questo caso, c'è questa borsa che è una specie di cuscinetto che protegge questo tendine dallo sfregamento. Perché? Perché quando facciamo abduzione, quindi portiamo il braccio all'esterno o addirittura in alto oltre i 90 gradi, se questa borsa non è, questo cuscinetto non è in buone condizioni, aumenta l'attrito di questa zona e il tendine va incontro ad usura. Ci sono poi delle condizioni anche anatomiche, anche non diciamo di variazione anatomica, nel senso che si è visto che alcune persone hanno una forma dell'acromion che non è uguale a quella della maggioranza delle persone, e queste sono persone che possono andare incontro più facilmente a questo tipo di lesione, per cui attenzione appunto se ci troviamo di fronte anche di fronte a questo tipo di condizione. Ed ecco qua, tendinopatie. Tendinopatia è un termine molto generico che indica sofferenza del tendine. E se però andiamo a vedere a livello un po' più microscopico, è importante ovviamente, soprattutto per quanto riguarda poi l'esito e quindi l'eventuale ripresa da una patologia, sapere esattamente qual è la struttura interessata, perché può essere che ci sia un'infiammazione del peritoneo, che è la struttura che riveste il tendine. Oppure può essere infiammato è veramente solo il tendine, oppure la guaina sinoviale che riveste il tendine o la giunzione. Per cui è importante, soprattutto quando il dolore è persistente e non passa con il semplice riposo, andare a fare diagnosi esatta anche per poi porre in atto tutte quelle che sono le strategie per una giusta riabilitazione e un più precoce ritorno all'attività sportiva. Ed ecco qua, quando sentiamo parlare di epicondilite, che cos'è? L'epicondilite è un tipo di tendinopatia inserzionale, ossia il dolore è nel punto in cui il tendine dei muscoli estensore della mano del polso, è un tendine che in realtà, anche se la mano e il polso sono più lontani, ma in realtà si inserisce a questo punto qui del gomito. Il dolore è riferito nella regione laterale del gomito a livello appunto di questo osso qui che si chiama l'epicondilo,
E le cause, come abbiamo detto, sono meccanismi traumatici e ripetuti che a sommarsi nel tempo provocano questo tipo di dolore. Per noi fisioterapisti è una vera e propria rogna, perché? Perché quando generalmente l'atleta, il paziente decide di farsi vedere, il più delle volte la situazione è cronicizzata. Per cui la mia indicazione qual è? Nel momento in cui un atleta vi riferisce anche solo un esordio, un inizio di questo tipo di dolore, e inviatelo il prima possibile da uno specialista, perché è importante trattarlo più precocemente, perché ovviamente, come tutte le lesioni da sovraccarico, nel momento in cui si cronicizzano diventano più difficili da trattare e più difficile sarà il ritorno all'attività sportiva. Ovviamente qui vi ho già iniziato a mettere in grassetto, in maiuscolo, la parola prevenzione. Tra poco vedremo perché. Ecco, vi ho portato questa foto, una foto presa da Facebook di un nostro atleta di alto livello, e l'ho messa sotto questo capitolo, che è il capitolo delle callosità. Il callo che cos'è? È un ispessimento della pelle, un'iperkeratosi riconducibile ad un aumento delle pressioni massime in un determinato punto del nostro organismo. Generalmente sono molto frequenti, ovviamente, i calli a livelli dei piedi. Nel nostro sport sono molto frequenti i calli a livello delle dita della mano. Perché è importante e perché ve l'ho messo tra le patologie da sovraccarico? Perché anche se un callo può sembrare solo un difetto estetico, questo non è. I calli sono appunto delle iperkeratosi che non sempre vanno solo ed esclusivamente verso l'esterno, ma possono andare anche verso l'interno. E quindi che succede? Un callo può andare a comprimere delle strutture nervose, soprattutto molto superficiali, quindi a livello delle dita, dove non abbiamo ciccia, dove non c'è tessuto adiposo che protegge le strutture nervose. Che cosa succede? Se si forma un callo importante, potremmo avere appunto una compressione. Ovviamente a livello delle dita abbiamo solo piccole terminazioni nervose, ma sono le terminazioni nervose della sensibilità, e quindi un callo che ci fa perdere la sensibilità a livello delle dita. Capite bene che nel nostro sport è ovviamente un fattore molto penalizzante. E quindi vi ho già messo due punti interrogativi. Perché si è formato questo callo? Potrebbe essere un'errata posizione delle dita sulla corda, oppure strati della tab insufficienti, oppure io ho visto nella mia quotidianità di atleti che si comprano la tab e non la cambiano finché non è completamente usurata. Questo non va bene, bisogna ovviamente insegnare ai nostri atleti che è importante, è importante anche la manutenzione di questo tipo di ausilio. E vale anche per i compoundisti, ovviamente, perché con gli sganci meccanici a pollice, anche lì abbiamo delle pressioni molto importanti a livello delle dita, e quindi può capitare che si formino dei calli anche nei compoundisti e non solo negli arcieri olimpici. Qui brevemente vi ho riportato tutta la categoria delle sindromi algico-posturali, che sono quelle patologie dove appunto sono legate, diciamo, alla colonna vertebrale, alla postura. E vi posso dire che non sono patologie che vengono provocate dall'arco, ma possono essere esacerbate, ossia un atleta che già presenta disturbi di questo tipo, e nella pratica del tiro con l'arco ovviamente può andare incontro ad un aumento del dolore o a livello cervicale o a livello molto raramente a livello dorsale, più frequentemente a livello lombare. Ed ecco, eccoci qui al capitolo ovviamente della terapia delle patologie da sovraccarico. Perché? Perché come tecnici, come allenatori, abbiamo un grande, grandissimo ruolo per quanto riguarda la prevenzione di queste patologie. Perché, come abbiamo detto, conoscendo l'aspetto biomeccanico e quindi la corretta biomeccanica del gesto, possiamo fornire all'atleta un'impostazione ed un programma di allenamento che sia ovviamente strutturata sulle sue caratteristiche fisiche e che preveda l'eliminazione o la minimizzazione ovviamente di tutte quelle che sono le concause legate allo sport.
Un giorno un grande allenatore mi disse: lo sport ad alto livello fa male. E fa male perché? Perché ovviamente per performare ad alto livello l'allenamento prevede sottoporre le strutture fisiche a degli sforzi veramente ripetuti veramente all'infinito. E per cui man mano che aumenta il numero di ripetizioni del gesto, man mano possono aumentare ovviamente le patologie da sovraccarico. Sta nella capacità dell'allenatore ovviamente di cercare di prevenire tutto quello che è possibile. Che cosa succede però nel momento in cui si instaura una patologia da sovraccarico? Qui ovviamente sarà importante fare una diagnosi, sottoporre eventualmente a trattamento farmacologico, a trattamento fisioterapico e ad un eventuale riposo funzionale che non sarà l'allenatore a determinare quanto dovrà durare, ma sarà ovviamente lo specialista. Che cosa succede però? Che l'atleta, dopo il riposo funzionale, tornerà da noi allenatori per riprendere l'attività sportiva, ma sarà importante aver analizzato tutte quelle che sono state le eventuali cause e concause dell'insorgenza della patologia da sovraccarico. Perché non dovremo riproporre lo stesso tipo di allenamento e con gli stessi carichi e con le stesse frequenze, ma fare un passo indietro, cercare di correggere, ovviamente se la patologia è legata a qualche errore che è stato fatto, cercare di correggere l'errore e con i giusti tempi ritornare al gesto atletico normale e ovviamente all'agonismo per gli atleti che lo richiedono. Qui ho inserito qualche piccolo accenno al riscaldamento, però credo che abbiate già fatto qualche seminario con gli altri miei colleghi della FITARCO. Perché? Perché il riscaldamento è un aspetto fondamentale in tutti gli sport, ma spesso trascurato. Fondamentalmente il riscaldamento ha degli aspetti fisiologici veramente fondamentali proprio per quello che riguarda la prevenzione del rischio infortuni. Ha anche degli aspetti ovviamente tecnici come il richiamo di abilità specifiche e psicologiche, perché il riscaldamento fatto nella maniera corretta aiuta anche l'atleta a concentrarsi, a entrare nel giusto mood per poter poi performare, soprattutto in gara. Ed ecco brevemente quali sono gli effetti fisiologici del riscaldamento e quali sono ovviamente gli effetti che ci aiutano a prevenire il rischio infortuni. Fondamentalmente sono tutti quei fenomeni fisiologici che portano ad un innalzamento della temperatura corporea della temperatura corporea. Perché? Perché andando ad aumentare la temperatura delle strutture interessate successivamente dal gesto specifico, dal gesto atletico specifico, avremo un maggiore afflusso di sangue ai muscoli, una facilitazione delle reazioni biochimiche muscolari e una facilitazione della trasmissione dell'impulso nervoso, riduzione della viscosità interna al muscolo e anche miglioramento delle qualità elastiche delle fibre muscolari e dei tendini. Poi ci sono tutta un'altra serie di elementi non dipendenti dalla temperatura, che ovviamente fanno parte degli effetti fisiologici del riscaldamento. È importante anche dire, sempre per quanto riguarda il riscaldamento, che dobbiamo però ricordarci che ci sono dei parametri fondamentali. Intanto sono la durata del riscaldamento, l'intensità del riscaldamento, i contenuti che andiamo a proporre, quindi gli esercizi che andiamo a proporre, ma non dimentichiamoci, soprattutto nel nostro sport, che è fondamentale l'intervallo che intercorre, scusate, tra riscaldamento e competizione. Io vengo dalla vecchia generazione che faceva ancora fita e doppio fita, fare il riscaldamento alle 8 di mattina e pensare che quel riscaldamento mi vale fino alla gara di 30 metri alle 5 del pomeriggio, dove nel frattempo si è fatto un'ora di pausa pranzo, il gelato, eccetera, ovviamente non è sufficiente. Quindi il riscaldamento per dare i suoi effetti benefici, ovviamente deve avere una stretta correlazione come tempistiche rispetto appunto alla competizione. Tutto questo ovviamente se lo vogliamo sfruttare proprio anche per il discorso della diminuzione del rischio infortuni. Ed ecco qua, per come prevenzione è importante andare a ottimizzare il sistema è
il sistema atleta, la tecnica di tiro e il materiale utilizzato. Quindi correggiamo la postura dei nostri atleti, rendiamoli consapevoli e sviluppiamo in loro gesti che siano tecnicamente corretti. Andiamo a sviluppare carichi di lavoro che siano idonei e progressivi. Noi abbiamo la fortuna di lavorare individualmente il più delle volte con gli atleti e quindi individualizziamo il lavoro sportivo il più possibile sulle caratteristiche dei nostri atleti. Se ci troviamo di fronte ad un infortunio, ovviamente rispettiamo quelli che sono i tempi di recupero e nel possibile curare anche alimentazione e idratazione. Poi, se il nostro atleta viene da un percorso di riabilitazione, non possiamo, vi ripeto, riprendere la situazione dal punto in cui ci eravamo lasciati con l'atleta, ma dovremo mettere in atto quella che è la riatletizzazione, quindi riproporre gradualmente un ritorno all'attività di allenamento e all'attività agonistica in maniera che sia il più possibile progressiva possibile, che sia più possibilmente in maniera progressiva. Ed ecco qua, come prevenzione non vi parlo solo del gesto atletico, ma anche del contorno. Io, nella mia esperienza con gli atleti della nazionale, vi dico che il più delle volte passo la maggior parte dei miei trattamenti sono legati a questi due tipi. Sembra banale, ma non lo è. Trasportarsi la valigia per centinaia e centinaia di metri, come a volte avviene in ambito internazionale, ma non solo. E valigie che arrivano a pesare anche 30-35 kg, perché soprattutto ai nostri amici compoundisti, se non hanno 8 set di brugole nella valigia, non sono contenti. E per cui attenzione, trasportare valigie per centinaia di metri in terreni sconnessi, eccetera, nella posizione con l'arto, diciamo, extrarotato o intrarotato, la spalla posta all'indietro, può essere dannoso. Attenzione anche all'estrazione delle frecce dal bersaglio, perché in questo caso posso dirvi di aver riscontrato alcuni episodi di stiramento muscolare anche importante in atleti che assolutamente non dovevano permetterselo. Quindi attenzione anche ad insegnare la giusta tecnica per togliere le frecce dal bersaglio. Qui per chi si vuole divertire ho messo qualche riferimento alla letteratura scientifica, perché comunque è presente in letteratura qualche studio specifico sul tiro con l'arco. Vi lascerò ovviamente i riferimenti per cui chi se ne vorrà andare ad approfondire può tranquillamente farselo. E vi dico che c'è qualche studio molto interessante, soprattutto questo qui, fatto dal mio collega della Nazionale coreana. Loro ovviamente partono da una disposizione di atleti completamente differente dalla nostra. Loro, appena un atleta dice di avere anche un minimo dolore a una spalla, lo fermano e lo sottopongono a questo programma di esercizi che ha una durata di 8 settimane e fondamentalmente sono esercizi per la stabilizzazione della scapola, perché loro hanno visto che il più delle volte il dolore della spalla, senza andare a fare poi diagnosi specifiche, eccetera, però il più delle volte è dovuto ad una discinesia della scapola. La discinesia della scapola che cos'è? Una scapola che lavora in maniera non corretta. Perché? Perché spesso la muscolatura della spalla e della scapola non è correttamente bilanciata. Quindi loro che fanno? Atleta con dolore di spalla lo sottopongono a queste 8 settimane di esercizi mirati, dopodiché riprendono l'attività sportiva. Poi ci sono altri studi come questo tedesco che in realtà vanno a sottolineare delle cose che a noi possono sembrare anche abbastanza banali, ma di cui abbiamo già parlato, e quindi l'importanza di avere l'attrezzatura sempre in ordine, di controllarla prima e dopo ogni allenamento e ogni competizione. Poi abbiamo altri studi che riportano l'importanza di fare anche attività appunto di riscaldamento per prevenire il dolore cronico della spalla. E così qua. Vabbè, questo è un altro studio giapponese di un singolo caso di una lesione del nervo toracico. Il nervo toracico lungo è il nervo che comanda i movimenti della scapola, però vi ripeto, questo è un caso più unico che raro. E ecco
Eccoci qua, altri studi per chi volesse andarseli a approfondire. Chiudo con questa slide dicendovi questo: attenzione perché gli atleti, soprattutto quando iniziano a fare le gare, vorrebbero la pillolina magica per risolvere i loro dolori. Ma il nostro ruolo come allenatore non è quello di fornire la pillolina magica, ma di proporre una modifica dello stile di allenamento. Ovviamente, se riteniamo che quel dolore sia direttamente riferibile al gesto atletico. E abbiamo un ruolo molto importante in questo perché gli atleti sanno che vogliono ritornare il prima possibile a tirare e spesso e volentieri non sono disposti a, passatemi il termine, perdere tempo con delle modifiche perché dice: ma io stavo facendo i punti, voglio tirare come tiravo prima. Attenzione perché ovviamente un atleta magari riprende a tirare, fa qualche altra settimana, ma ovviamente una lesione potrebbe essere poi, come abbiamo detto fin dall'inizio, motivo poi di perdita di punteggio e di allontanamento dall'attività agonistica. Eccoci qua, sono a disposizione per eventuali domande. Grazie, ottimo, fantastico. Anzi, prima di qualche domanda vi parlo io di qualche cosa perché è uscito fuori ad altri seminari che ho fatto. Attenzione all'allenamento ovviamente dei nostri giovani. Perché? Perché quello che abbiamo notato rispetto a quando ero giovanotta io è che per fortuna ci sono i social adesso, ci sono i social. E quando ero giovane io per vedere i grandi campioni dovevi sperare di qualificarti al campionato italiano per vedere all'opera i top level, adesso basta connettersi a Facebook per scoprire che quelli che fanno i punti tirano con un certo materiale, che quelli che fanno i punti fanno certi tipi di allenamento, per cui i nostri giovanotti che fanno? Vedono il nostro atleta X e dicono: ah, ma guarda che figo quello lì, lui tira tante libbre, lo voglio fare anch'io. Attenzione, perché faccio nome e cognome, il nostro Mauro Nespoli che tira 60 libbre e non si fa male, si può permettere di fare quello che fa, perché? Perché lui ha iniziato quando aveva 8 anni, lui ha costruito il suo fisico per il tiro con l'arco, lui ha sottoposto le sue strutture ossee, tendine e muscolari ad un determinato tipo di allenamento che gli permette oggi, mi sembra lui abbia sui 30 anni, che gli permette di tirare in un certo modo senza farsi male, ma appunto lui ha costruito un fisico e ha costruito tutto un programma di allenamento che nel tempo gli ha permesso di arrivare dove è. Attenzione ai nostri ragazzi che magari di 15-16 anni, che hanno iniziato da pochi mesi, vedono che fanno due puntarelli e vi dicono: io voglio caricare l'arco, voglio mettere anch'io 60 libbre. Attenzione perché a certe situazioni ci si deve arrivare gradualmente, perché altrimenti, ovviamente, come abbiamo detto fino adesso, si rischia di andare a fare delle lesioni che possono essere veramente poi importanti. Prego, se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Lesioni osteoarticolari della mano dell'arco. Allora, sì, io quello che ho notato nella mia esperienza, soprattutto per quanto riguarda gli arcieri che tirano olimpico, sono delle lesioni generalmente a livello ovviamente delle dita e quindi ovviamente tendiniti, qualche dito a scatto. E in questo caso è sempre, sempre importante fare la valutazione di quello che è lo strumento utilizzato, e quindi lo spessore della corda, lo spessore del tab e la posizione. In una immagine che ho messo proprio una foto dell'allineamento dita, polso, avambraccio. Perché? Perché se non viene rispettata la biomeccanica di quello che è il gesto, più economico per quelle che sono le nostre articolazioni, possono esserci dei punti ovviamente di sovraccarico, di tensioni, che andranno a lesionare ovviamente le strutture interessate. E
Nello specifico è molto difficile entrare nello specifico perché ovviamente poi bisogna anche vedere l'età dell'atleta, se ci sono dei pregressi traumatici, se la mano viene utilizzata in maniera ripetuta anche nelle attività lavorative. È sempre però importante andare a fare una diagnosi ben specifica, nel caso soprattutto se ci troviamo appunto di fronte a un dito a scatto, perché in realtà potrebbero esserci anche delle condizioni genetiche, delle condizioni patologiche che nulla hanno a che fare con il tiro con l'arco, come può essere il morbo di Dupuytren, il morbo di De Kerven, che sono appunto condizioni non legate al tiro con l'arco, ma che possono essere esacerbate, possono essere acuite dal gesto del tiro. Prego, se qualcun altro vuole chiedere qualcosa, se si ha un dolore tendineo vicino al gomito del braccio. Ok, allora, ripeto, è importante andare a capire, a fare una diagnosi, quindi vedere se è un'epicondilite. Il tipo di esercizi, generalmente per le lesioni tendine vengono consigliati gli esercizi isometrici o esercizi eccentrici, però bisognerebbe sempre andare a vedere qual è il grado di lesione, perché è molto diverso andare a trattare una lesione cronica o andare a trattare una lesione acuta. Per cui entrare nello specifico degli esercizi è un po' difficile, perché prima bisogna fare una diagnosi e poi impostare il trattamento appunto sul tipo di diagnosi. Esattamente quello illustrato, compreso il dolore notturno, il riccio non è consigliato. Allora, l'esercizio non è consigliato. Allora, non è vero che l'esercizio non è consigliato, ossia, ci sono alcuni tipi di lesione in cui l'esercizio invece è consigliato, perché tante volte ci troviamo di fronte a spalle che non sono ben bilanciate. Vi ho parlato di cuffie di rotatore. La cuffia di rotatore sono quattro muscoli che fanno l'intra e l'extra rotazione della spalla. Quello che vediamo nella quotidianità è che la maggior parte della popolazione ha uno squilibrio della muscolatura della spalla, nel senso della muscolatura anteriore, e quindi la muscolatura che fa l'intrarotazione, molto più potente della muscolatura posteriore. Questo perché? Perché la maggior parte delle nostre attività, anche non sportive, si svolge davanti, si svolge con una postura chiusa. Adesso in questi 3 mesi di lockdown, chi è stato a casa a fare smart working davanti a un computer si ritrova forse anche un po' ingobbito, si ritrova a essere stato ore e ore in posture anche antifisiologiche, no? E allora che cosa succede? Succede che è importante andare in quel caso a bilanciare la muscolatura delle spalle, valutare appunto se c'è questo squilibrio, e quindi in questo caso l'esercizio è consigliato, perché per risolvere un dolore a volte bisogna fare l'esercizio, ma l'esercizio giusto, e quindi in questo caso potenziamento della muscolatura posteriore e soprattutto potenziamento di tutta quella che è la muscolatura della parte dorsale, non solo delle spalle, ma anche della schiena. Parlando della mano dell'arco, ti è capitato qualche caso di lesione osteoarticolare o impotenza funzionale in trazione? Sì, mi è capitato, sono però lesioni dovute non al tiro con l'arco, ma a pregressi traumi. Faccio un esempio: mi è capitato un atleta che era caduta per terra, aveva messo male la mano e quindi aveva avuto una lesione al polso per questa caduta. Ovviamente, poi andando a tirare, questo dolore si riacutizzava. Abbiamo fatto addirittura una risonanza nel suo caso ed è stata trovata una lesione tendinea a livello del polso che ha richiesto un trattamento specifico con laser terapia e altri tipi di trattamenti specialistici. Per cui è importante sempre fare una diagnosi, soprattutto quando il dolore permane per molto tempo. E né all'allenatore né all'atleta viene in mente quale può essere il motivo scatenante.
ossia un dolore al polso nella mano dell'arco, io legati al gesto atletico non ne ho mai visti. Però diverso è andare a vedere se c'è stato un pregresso trauma, allora lì sì, un pregresso trauma può andare a riacutizzare un dolore anche di tanto tempo prima, questo sì. Quali sono le principali casi di epicondilite generate durante il tiro? Allora Adriano, le principali casi di epicondilite, se parliamo di lato della corda, ti posso dire che sono dovute ad un'errata posizione delle dita sulla corda e ad un mancato allineamento corretto fra dita e polso. Ci sono persone che prendono la corda troppo profondamente e devono, proprio per un motivo biomeccanico, flettere il polso per poi fare il movimento di rilascio. Quando si flette il polso si mette il tendine degli estensori in una condizione di sofferenza, per cui questo mancato allineamento dita polso con l'avambraccio è un fattore predisponente appunto ad epicondilite. Poi ci sono epicondiliti dovute a tutt'altro, e ci sono epicondiliti, per esempio, io ho visto dei ragazzi giovani che impugnano male la penna, poi quando vanno a tirare hanno dolore all'epicondilo, e nel gesto, nella biomeccanica del loro gesto non si vede niente, poi vedi prendere la pela in mano e dici: oh, mamma mia. Quindi attenzione perché appunto le cause possono essere anche extra-arcieristiche, ma poi se ci mettiamo sopra un allenamento di 200 frecce per 3-4 giorni a settimana può essere appunto un qualcosa che si aggiunge ad altro e quindi scatena questo tipo di dolore. Quindi vi dico, io come fisioterapista, anche ai non atleti, quando hanno questi, soprattutto questi tipi di dolori che possono essere riferibili ad un sovraccarico, gli chiedo che attività lavorativa fanno, che cosa fanno durante il giorno, se ci sono dei gesti ripetuti. Adesso, per esempio, stiamo vedendo un incremento spaventoso di dolori ai polsi e di dolori, per esempio, a livello del pollice, dovuto all'uso dei cellulari. È qualcosa di spaventoso quanti casi stiamo vedendo anche e soprattutto nei più giovani, perché ormai passano ore e ore al cellulare. Cosa che non succedeva pochi anni fa, e lì si vedono delle cose importanti, anche molto, molto difficili poi da andare a trattare, perché poi lì che cosa bisogna fare? Convincere il ragazzo che quel gesto lì ripetuto è dannoso per la sua salute, ma a volte è molto difficile convincerli appunto nel cambiamento di un qualunque tipo di attività. Allora, calcificazione, generalmente la calcificazione è una risposta di un determinato tessuto ad un'eccessiva sollecitazione, ossia voi dovete pensare ad un tendine come un tessuto elastico. Io faccio l'esempio dell'elastico della mutanda. Se noi lo andiamo a tendere, a tendere, a tendere oltre quello che dobbiamo, oppure lo sfreghiamo continuamente contro una superficie dura, come può essere uno spunzone osseo o una struttura dove lui non dovrebbe andare a sbattere, che cosa succede? Quel tendine, prima di sfilacciarsi, in alcuni casi mette in atto un meccanismo di protezione. E il meccanismo di protezione qual è? È andare a indurirsi. E come si indurisce? Si indurisce con dei depositi volgarmente, sono, non entro nello specifico, ma sono proprio dei depositi a volte di calcio. E quindi vediamo proprio queste calcificazioni infratendine che possono essere, se di certe dimensioni, anche pericolose. Perché come nel muscolo una cicatrice fa perdere al muscolo la sua proprietà contrattile, così in un tendine, un deposito o una calcificazione gli fa perdere le sue proprietà proprie di tendine. Ci sono poi altre calcificazioni invece che si vanno a formare proprio sull'osso, proprio come pezzetto in più di osso, diciamo. Anche qui sono sempre inizialmente un meccanismo autoprotettivo del nostro organismo.
E quindi i chirurghi che fanno? I chirurghi propongono di andarla a grattare o a tagliare. Però noi come fisioterapisti poi diciamo, ok, hai tolto la calcificazione, ma hai tolto la causa del perché si è formata quella calcificazione. Occhio, perché togliere una calcificazione ma non toglierne la causa vuol dire che a breve o non a breve, ma quella calcificazione può andare a riformarsi. Rispondo ancora a Adriano, poi torno indietro perché avevo visto un'altra domanda. Epicondilite del braccio dell'arco, quelle che vi dico, quelle che ho visto sono più delle volte dovute ad archi poco bilanciati oppure ad un incremento del peso dell'arco dovuto per esempio ad un cambio di stabilizzazione, però oggi come oggi a livello del braccio dell'arco epicondiliti vi dico ne sto vedendo veramente poche, perché appunto le vibrazioni date da archi messi bene a punto sono veramente minime. E, allora c'era un tendine d'Achille. Lì Davide bisognerebbe valutare, nel senso che senza vederti è un po' difficile darti delle indicazioni specifiche. Ci sono tanti esercizi che si possono fare dopo una rottura del tendine d'Achille. E se vuoi magari scrivimi nella presentazione che vi lascio, c'è la mia mail, magari per queste cose un po' più specifiche preferisco risponderti individualmente. E allora, Antonella, vediamo un attimo, ripreso 2 mesi dopo il lockdown, sono esercizi con l'elastico, cosa posso fare ora? Ecco, allora, allenamento progressivo ovviamente, e riprendere anche con i tuoi elastici, cerca se possibile di chiedere al tuo allenatore se può controllare se le tue spalle sono bilanciate, come appunto abbiamo detto prima, come muscolatura intra ed extra rotatoria. E in uno degli studi che vi ho riportato, adesso non mi ricordo se è uno studio canadese o dove era stato fatto, si è vista l'importanza non solo della muscolatura dei romboidi. I romboidi sono i muscoli che aiutano le scapole ad avvicinarsi alla colonna vertebrale, ma hanno posto una grande attenzione al trapezio inferiore. Perché? Perché il trapezio inferiore forse è il muscolo che maggiormente stabilizza le scapole, soprattutto nel gesto del tiro, e si è visto che purtroppo tanti atleti hanno un trapezio inferiore poco, diciamo, meno rappresentato rispetto al trapezio superiore. Per cui se puoi cerca di inserire nel tuo programma degli esercizi per il trapezio inferiore, questi li puoi chiedere tranquillamente al tuo allenatore, perché andando a stabilizzare maggiormente le scapole potresti avere appunto un miglioramento per quanto riguarda la tua situazione. Stretching dopo il riscaldamento, sì, non entro nello specifico perché quando si parla di stretching si parla di un ambito enorme della preparazione fisica, perché esistono tanti tipi di stretching e alcuni tipi si fanno molto bene durante il riscaldamento, scusate, dopo il riscaldamento. Lo stretching ovviamente non va mai 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 fatto a freddo, bisogna prima fare appunto un minimo di riscaldamento e poi proporre lo stretching. Però anche qui rimando ad un qualcosa di più specifico che non so se avete già fatto con il preparatore atletico, perché se iniziamo a parlarne ci stiamo dietro 2-3 ore. Vediamo se ho dimenticato qualcuno. No, dovrei aver risposto più o meno a tutti. Beh, intanto grazie anche per questa parte di consulto specialistico. No, ne è arrivata un'altra, Tiziana, che chiede: dolore al collo dalla parte della torsione verso il bersaglio. Allora, come vi ho detto prima, attenzione, perché il dolore al collo non difficilmente è causato dal tiro con l'arco. Però bisogna vedere perché se la colonna
della persona interessata a questo dolore non è una colonna perfettamente allineata, se c'è una cifosi dorsale, un'iperlordosi cervicale, dovuta ad altri motivi, quindi una postura errata, oppure abbiamo visto qualche caso di atleti che stringono molto i denti, che soffrono per esempio di bruxismo e quindi sottopongono la loro muscolatura, soprattutto della parte cervicale alta, a delle tensioni veramente molto importanti, anche extra sportive. In questo caso bisogna andare a ricercare la causa. La causa, vi ripeto, non è quasi quasi mai, non ne ho mai viste dovute all'arco, perché alla fine ruotare la testa per tirare è comunque dentro a un range fisiologico, ossia si ruota la testa, ma non sono neanche spesso veramente 90 gradi, e comunque anche 90 gradi di rotazione è una rotazione assolutamente fisiologica che non sottopone a stress le articolazioni diciamo della cervicale, però se c'è per esempio un'ernia che è dovuta ad altro, ad un pregresso trauma o ad altre situazioni, ovviamente anche quel minimo di torsione può andare ad acuire un dolore. Quindi cerca di capire prima che cosa è successo. Non è il tiro con l'arco, assolutamente no, ci deve essere dell'altro e l'arco lo peggiora. Dolore muscolo tendineo scapolare. Nei muscoli delle spalle alla massima apertura. Bisognerebbe capire di quale tendine andiamo a parlare. Causa di esiologia, non ti so rispondere perché dovrei capire esattamente dov'è questo dolore scapolare, a che livello, a livello della zona più vicina alla colonna. No, non riesco a risponderti, sinceramente, trapezio. Da non consentire di sclerare. Allora, addirittura da non consentire di sclerare, bisognerebbe fare dei test per capire qual è la struttura coinvolta, perché il trapezio generalmente incontra contrattura muscolare. Stiramenti a livello del trapezio non ne ho mai visti, sinceramente, dovuti all'arco. In massima apertura, probabilmente c'è qualche cosa che non va nella cinetica, nel gesto, nella biomeccanica del gesto. Dovresti chiedere al tuo tecnico di farti una valutazione, del gesto per capire se c'è qualche, tensione eccessiva. Attenzione a non caricare troppo l'arco quando, non si ha un gesto atletico che sia il più possibile vicino alla perfezione. Piuttosto è meglio scaricare un po' l'arco e ricercare la perfezione del gesto. Perché? Perché per tutto quello che ci siamo detti fino adesso, il gesto si deve avvicinare quanto più possibile a quella che è la biomeccanica che i nostri allenatori ci insegnano, perché tutto ciò che devia da quello standard sottopone le strutture muscolari, articolari a degli stress che possono essere eccessivi. Eccoci. Allora, direi che ci siamo. Va bene, sì, direi che. Vi Grazie ringrazio per l'attenzione e a te. Barbara, ti se vedi ringrazio, grazie vi molto. mando le slide, così chi è interessato si può andare ad approfondire Le faremo questi. avere a tutti gli iscritti. Ti Perfetto. ringrazio ancora molto. Grazie a voi. A presto. Grazie. Buona serata e spero di vedervi il prima possibile sui campi, ovviamente. Altrettanto. Ciao, per Ciao. tutti gli altri ricordo che giovedì 18 ore 20 e 30 c'è il prossimo, nonché ultimo
corso online dedicato a tutti in questo caso, e ci saranno i match del tiro con l'arco con Amedeo Torelli, quindi se non vi siete iscritti iscrivetevi, c'è ancora posto, e buona serata a tutti. Un saluto a tutti, ci vediamo presto. Perfetto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao. Ciao a tutti.